Venga per la prossima storia di Per Capirti. E ma è possibile che la musica, che spesso è galeotta, possa invece dividere i due ragazzi? Sembra che così. Ascoltami. Mi chiamo Silvio, ho 29 anni e vivo a Sezze in provincia di Latina. Sono un musicista e per definizione il mio è un lavoro precario. Per la mia passione sono stato costretto a fare molti sacrifici. Ho rinunciato a molte cose. Non mi sarei aspettato che qualcuno per questo rinunciasse a me. Conosciamo Silvio, ciao, benvenuto. Buongiorno. Ciao Silvio, buongiorno a te. Allora Silvio, tu sei venuto Per Capirti per fare un appello. Sì, mi sono a chi lo devi fare? Diciamo al mio amore. Al tuo amore? Diciamo... Che carino, un ragazzo che dice al mio amore. sì, sono 4 anni che stavamo insieme. Mi sono rivolto a voi perché... Perché non c'è più strano amore? No, no, che c'è? Vabbè, è una cosa seria. Un applauso. Perché? Per ritornare ad amare, spero. Mica serve la televisione per tornare ad amare, Silvio. Beh, però il vostro programma esaudisce molti desideri, molti desideri. Silvio, tu sei stato fidanzato quanto tempo? 4 anni. Come si chiama? Wanda. Wanda. Wanda? Wanda di nome, sì. Mi guardi così, emozioni. Come ti emoziono? Silvio, scusami, però non mi prendere in giro perché tu sei un abituale, insomma, della televisione. Io qua ho tutto un tuo curriculum, sì, non è che proprio... Oggi è una cosa seria, però. No, le altre cose no, quindi Domenica Inno non è una cosa seria? Sì, però... Festival Italia, musica su Asso TV e Gold, no? Canale SL48? Tutto questo sono le cose perché lui appunto è un musicista e appunto è il tuo lavoro. Sì, anche se è un lavoro precario perché è difficile oggi lavorare con la musica. Sì, vabbè, però sei abituato alle telecamere, questo dico. Sì, sì. Questa volta però ci sono di mezzo i sentimenti. E quindi la cosa cambia, diventa molto più seria secondo me. Io ti voglio aiutare, ti voglio far fare anche l'appello, però aiutati che Dio ti aiuta. Sì. Quindi aiutiamoci. Mi racconti questa storia, come l'hai conosciuta? Allora, ci siamo conosciuti che io lavoravo in un piano bar come animatore. E lei si è avvicinata, mentre facevo i balli di gruppo, mi ha chiesto il mio numero. Ah, quindi lei ha fatto il primo passo? E mi ha chiesto se ero fidanzato. Io gli ho detto di no. Era la verità? Sì, e lei è rimasta contenta, dice è libero, quindi approfittiamo. Poi ci siamo chiamati, ci siamo sentiti e... Dove l'hai portata la prima volta? La prima volta mi ha ospitato lei, perché lei è di Tivoli. Ah, ho capito. Io sono di Sezze. È stato un colpo di fulmine. Sì. Piano piano poi... Cosa ti ha colpito di lei, di Wanda? È una bellissima ragazza. Io non tanto, sono più interessante. Lei Ma questo te l'ha detto lei? Lei invece... No, non lo penso io. Ah, ho capito. Facciamo un applauso alla presentatrice. Che comunque. C'entro io adesso? No, perché no? È una mia prassi, lo dico sempre, tutte le televisioni dove mi reco. Ah, ho capito. Mi piace elogiare i conduttori. E anche la tua prassi raccontare la tua storia sentimentale? No, queste cose private non... Perché sei intenzionato a farlo? Vorrei ritornare insieme a lei, perché, no, perché... mi ha lasciato praticamente. Ah, ti ha lasciato? Mi ha lasciato lei. Perché ti ha lasciato? Mi ha lasciato perché vede che... Cioè, che questo lavoro, cioè lavoro, tra virgolette, non è una cosa fissa. Tu che lavoro fai? Suoni nel piano bar? Suono nel piano bar, però lei vede che non è un guadagno sicuro, stabile. E per quindi... mettere su una famiglia? Bravissima. Ma lei lavora? Lei, sì, saltuariamente da parrucchiera. Ah, da parrucchiera. Sì, come parrucchiera, diciamo. Vivete tutte e due a Roma?
No, per ora facciamo avanti e indietro, cioè nel senso conviviamo, io vado a casa sua, lei viene a casa mia. Ma da quanto tempo si è lasciato, scusami? Sono 3 mesi che mi ha lasciato lei. La motivazione? La motivazione è proprio questa, cioè nel senso che non vede una stabilità economica e di conseguenza voleva stringere, però io... Cioè era pronta al matrimonio? Sì, lei sì. E ai figli? Sì, sì, proprio convinta. E tu? Io pure, solo che non possiamo permettercelo ancora. Vabbè, mica uno per questo si lascia, trova altre soluzioni. Infatti, diciamo che non mi è venuta incontro per questo problema, perché se lei aspettava io ho anche terminato un'abilitazione per quanto riguarda l'arte, perché io ho fatto anche l'Accademia delle Arti a Roma. Quindi potresti insegnare? Potrei insegnare, sono in graduatoria, quindi... Ma lei è felice di questo lavoro nel piano bar? Comunque sei sempre a contatto con le persone, incontri tante ragazze. È contenta, però è molto gelosa per il lavoro che faccio. Ah, gelosa? Sì, perché è normale che quando si fanno questi lavori c'è il contatto con le ragazze, le feste dei 18 anni, quindi si conoscono anche ragazze. Vabbè, 18 anni adesso? Feste dei 18 anni. Ah, ecco. Quindi ci sono ragazze più grandi. Si conoscono belle ragazze e quindi lei è gelosa che qualcuna si vorrebbe innamorare di me. Stai tranquilla, dov'è la tele? Stai tranquilla che non succede. Cioè, alla fine non succede. Perché non succede, Silvio? Perché io sono serio e fedele a lei. Capito, ma lei ti ha lasciato. Io chiamo a voi apposta, magari ci sta ascoltando. Scusa, ma tu l'hai detto a Wanda che vuoi stare con lei? Io sì, lei però non vuole. Ma chi è Wanda? 25. 25, e tu? 29. Siamo classe 80. Ma io ho già fatto i 30. Prego, Susi. Hai realmente intenzione di sposarti, insomma, hai serie intenzioni oppure lei fa bene a considerarti un farfallone, insomma? Io vorrei sposarmi, ma... Cioè, il problema è soltanto economico, oppure le tue intenzioni sono, perché non mi sembra. No, economico, non ci sono altri problemi di fondo. Scusami, io sono curiosa di una cosa, ma come ti comporti al lavoro? In che senso come ti comporti? È il tuo atteggiamento al lavoro, sei professionale o no? Perché la gelosia della tua ragazza a che cosa è dovuto? Ma dove stai guardando in cielo? Cioè, che c'è? Sei condizionato da Craig Warwick? No, lei dice, fai un po' così il piacione, ecco. No, io vorrei sentire lei. È possibile, perché una donna non lascia un uomo senza motivo, cioè devi aver dato adito a qualcosa per forza. Non è la gelosia la sua motivazione. E allora qual è? L'abbiamo detto prima, cioè non è una stabilità. Sì, va bene, non è la stabilità, non però te la senti, se hai voglia, senti, di costruire qualcosa te la costruisci. Rinunci un po' a te stesso per riuscire a costruire qualcosa con la donna che ami. Io non posso cambiare quello che faccio. Lui non può cambiare quello che fa. Scusami, perché non potresti cambiare a fare quello che fa? Scusami, perché io... C'è qualcosa di scritto, a me non sembra. Perché io ho fatto molti sacrifici per fare questo. Ma segui la tua passione. Sì, però Caterina potrebbe fare anche altro, no? Beh, lui ha detto che ha studiato e magari potrebbe cominciare a insegnare. La ragazza lo dovrebbe amare per quello che è, però la capisco, ecco. Perché lei come l'ha rimorchiato a lui? È andata lì e gli ha fatto... Ah, quindi tu torni sulla gelosia. Certo, allora, scusate, approfittiamo di Filo. Filo, tu suoni nei piano bar, canti, poi ogni tanto lo fai anche la mia festa italiana. Esatto. Tempo perso. Ma è una storia, è un film già visto, capisco. Un film già visto, sì, cioè tra te e Anna? No, tra me e Anna fortunatamente non c'è stato, perché Anna è una ragazza intelligente. Come mai infatti non ti ha lasciato Anna? Non mi ha lasciato perché ha fatto bene a non lasciarmi, insomma. Perché eravamo innamorati, ci siamo sposati e quindi poi alla fine l'amore vince sempre. Però... Ma anche lei aveva delle perplessità sul tuo lavoro? No, però appunto c'è stata una mia storia precedente e il motivo della nostra separazione è stato proprio questo, è stato il mio lavoro. Ma certo. È una scusa. Infatti. Secondo me è solamente una scusa. È una scusa, Elvira? Perché dici di no? Secondo Fido è una scusa. Secondo ma no, i lavori notturni portano sempre conseguenze di gelosia. Perché quando e chi fa il notte, pane? Ma certo, perché quando lavori di notte. Chi fa il mezzanotte o chi fa il pane? Specialmente nelle discoteche, scusa, nei piano bar. Ma che stai Elvira, scusami, io non credo che sia gelosia. Io non credo che non arrivata a 30 anni, se non si arriva a una cosa consistente, bisogna fare un altro lavoro, perché anche mio figlio no, è artista, forse
Io gli ho dato donna... tempo fino a 30 anni, ha svoltato e adesso seguita per il tuo... Che c'è la scadenza? No, altrimenti tu facevi un'altra cosa. Non no. C'è la scadenza. Allora è un artista fallito dopo i 30 anni. Ma no, forse no, forse no, forse no, è una donna. Forse è una donna a 30 anni ha anche il bisogno di crearsi una famiglia. Beh, lei ha 25 anni. Sì, vabbè. Ho capito, ma lei fa la parrucchiera, mica fa l'ingegnere nucleare. Le cose si fanno. Cosa c'entra questo? No, per dire, cioè, è un lavoro con un altro. Sì, ma vuol dire che è un lavoro anche quello instabile, perché effettivamente mi stai dicendo che non ha tutto instabile. Sì, ma non è che c'è niente di sicuro, si può comunque iniziare a creare un nucleo familiare piano piano, facendo dei sacrifici, perché niente è sicuro. Secondo te lei non vuole fare sacrifici? No, secondo me lei è disposta a farli, probabilmente lui ha visto che lui non era disposto a farli. Silvio, non è che c'è dell'altro? No. E per caso la tua ragazza si è fatta influenzare dalla famiglia, mammina, cose del genere? Questo coincide sicuramente. La famiglia, secondo te, come ti ha accettato la famiglia? L'hai conosciuta a 4 anni, sono tanti. No, no, ma mi hanno accettato. È solo che hanno questa mentalità della sistemazione e basta. Del posto fisso. Del posto fisso e addio all'arte. Allora, aiutiamo però, facciamo una cosa, aiutiamo Silvio a fare anche questo appello, diamo dei consigli. Ma è normale che Filo la pensa come me, perché fa lo stesso mestiere. Cioè, chi fa questo mestiere al dentro capisce il problema, secondo me. Ma io penso che la donna nasca proprio... nella donna nasca proprio la competizione del lavoro artistico, ma non perché si ha la paura dei tradimenti, perché no, la donna vuole sì, perché vuole la come stabilità. Io penso che i consigli sono quelli, cioè cercare di trovare un connubio tra il lavoro artistico e quello che è Perry, un consiglio, quello che è usuale. Di 30 anni, Perry, un consiglio a tutta ragazza di 30 anni. Allora, visto e considerato che non sei ancora un artista affermato e che esistono anche contratti part time, potresti continuare con il tuo canto, quello che fai la sera, certo. Magari il pomeriggio o la mattina cerchi un lavoro vero, perché è giusto così per lei. Attenzione, c'è una telefonata, questa telefonata io so chi è, perché lo dovevo fare Silvio. Ci vediamo subito dopo la pubblicità e poi rispondiamo alla telefonata. Silvio, protagonista di Per Capirti, è venuto qui perché vuole fare un appello. Infatti, non a caso abbiamo scritto Amore, ritorna. Silvio è stato fidanzato 4 anni con Wanda, è stato un bell'amore, si sono conosciuti in un locale visto che lui suonava. Wanda, appena l'ha visto, ha cominciato un po' a corteggiarlo, sì. E poi si sono fidanzati. Si sono però lasciati da 2-3 mesi perché lei dice: io voglio formare una famiglia con te, ma non hai un lavoro fisso, non hai una stabilità economica e quindi a questo punto forse è meglio separarci, visto che tu non mi puoi dare quello che io invece voglio da te. Posso dire una cosa? Certo. Io, cioè, avevo questa richiesta, cioè che se mi può venire incontro, non a tagliare così di colpo. Venire incontro cosa significa? Venire incontro, aspettare che mi chiamano a insegnare, qualcosa di più concreto. Nel frattempo aspetta un po'. Come mai lei però ha, tra virgolette, fretta di sposarsi? Non so. Di fare dei figli? Tu hai 30 anni, 29, lei 25. Ma penso che è il sogno di tutte le ragazze, sistemarsi, non avere una famiglia. Non fare questo errore, Silvio. Io prima della pubblicità ti ho guardato quando hai squillato il telefono e ti ho detto: lo dovevo fare. Allora, tu sei venuto qui per fare un appello e raccontare la storia. Sì. Ci siamo sentiti però di avvisare Wanda, di farle sentire tutto e se voleva poi parlare oppure no. Ma è qui? È venuta qui? No, non ti preoccupare, questo non te lo facevo. È al telefono. Al telefono. Wanda, ciao! Ciao Caterina, buongiorno. Ciao Wanda! Ciao! Eccola qui Wanda. La foto. Beh, lei è fotogenica, eh? Tu meno. Wanda, hai sentito sì. tutto?
Sì, ho sentito tutto quello che hanno detto, sì, ho sentito. Ma a parte il nostro pubblico, quello che ha detto Silvio? Sì, ho sentito anche quello che ha detto Silvio, sì. Allora, tu perché l'hai lasciato? Io l'ho lasciato perché appunto voglio che lui si prenda un lavoro, abbia una situazione economica un po' più dignitosa, in modo tale che io vorrei sposarmi con lui e avere figli, questo è. Io l'ho lasciato per questo, perché non mi dà delle sicurezze economiche e delle stabilità, punto. Solo però, questo. Però quando mi hai conosciuto per quello che facevo. Quindi se mi volevi... Se ho potuto apprezzare, ti ho apprezzato, però poi alla fine ho visto che tu risultati non hai avuti, allora l'ho preso e ti ho lasciato. Se mi ami però mi devi accettare per quello che so. Wanda, scusami, aspettate, scusami Wanda. Sì, dimmi. Io non so i tuoi impegni, intanto qui c'è il pubblico che si è scatenato e non mi fa neanche sentire quello che tu dici. Prima di concludere con te, chi è con Silvio? Solo Filippo e basta. No, sto parlando col pubblico. Chi è con Silvio? E chi è con Wanda? Allora, il pubblico è diviso a metà, Wanda. Sì. E dipende dai punti di vista. Certo, ognuno ha i suoi, le sue, come posso dire, ognuno ha le sue idee. Io vorrei parlare direttamente con te, Wanda, questa cosa telefonica. Cioè, Silvio è venuto qui e ci ha messo la faccia, tu sei disposta a farlo? Sì, va bene, però... Accettato, eh? Sì, però bisogna vedere se accetta di ritornare insieme. Vabbè, quello... E facciamo una cosa alla volta, Silvio, dai retta a me, una cosa alla volta. Una cosa, Wanda, sì. Allora tu hai accettato. Sì, io ti aspetto qui a Festa Italiana. Grazie. Grazie a te, ciao Gabriele. Silvio. Va bene. Speriamo bene. Che dire? Speriamo che mi accetta per quello che sono. Secondo me però non... Ha molta fretta di concludere, Silvio. È innamorato, dice Iris. Filo dice che secondo lui stai sbagliando. Devi aspettare un po', Silvio. Grazie a tutti. Grazie. Non è che possiamo convincere le persone a tornare insieme, ecco. Però intanto, ne possiamo parlare, siamo qui apposta. Vi ringrazio. Grazie, ciao Silvio. Ciao.